L'almanacco di corte, padrone. Deve sempre stare qui, su questa scrivania. Sì, padrone. È uno scandalo. Un Glazunov, tenente generale. Era sergente del mio distaccamento. Vassiliev, cavaliere di tutti e due gli ordini russi. St'almanacco di corte non si può più leggere. Ma che cosa fa Sua Maestà l'Imperatrice? È la slitta di Ivan Paskievich, padrone. È già tornato da Pietroburgo. Ivan è come me. Preferisce la campagna. Andrei Petrovich. Ivan Paskievich. Scusami per questa visita improvvisa, ma ho urgenza di parlarti. Entra, entra pure. Buongiorno, Dvoria Vassilievna. Bentornato, Ivan Paskievich. Oh, scusatemi, sto preparando i vasetti di marmellata. Sempre al lavoro, voi. Ah, squisita. È di mirtilli. Quella che piace di più al mio piccolo Piotr. E come sta il vostro Vallodia? Proprio di lui sono venuto a parlarti. Arrivederci, Ivan Paskievich. Che è successo, Vallodia? Ero agli arresti di rigore. Dopo solo 3 mesi di servizio. Ah, incomincia bene tuo figlio. E che ha fatto? Le solite scappatelle dai giovani ufficiali a Pietroburgo. Avventura galante, un duello. Per un ufficiale della guardia, queste non sono scappatelle. Già, ma quello che è più grave, si parla di trasferirlo. Ah, vogliono trasferirlo. Una simile punizione, agli inizi della carriera, può pregiudicarla per sempre. Sono così orgoglioso di saperlo a Pietroburgo nel reggimento della guardia. Andrei, bisogna fare qualche cosa. Tu solo puoi aiutare il mio Vallodia. Io? Tuo cugino, il principe Vassiliev, che in questo momento è molto ben visto dalla zarina. Un suo intervento presso la sovrana potrebbe risolvere la situazione. Mi farai questo favore? Mi spiace, Ivan, ma questo genere di interventi è contrario ai miei principi. La condotta di un ufficiale deve essere irreprensibile e chi manca deve pagare. D'accordo, ma c'è mancanza e mancanza. E poi in certi casi la gioventù è sempre un attenuante. Oggi più che mai bisogna essere severi con la gioventù. Idee sciocche si vanno sempre di più diffondendo, perfino qui nel nostro paese. Ma tutti sappiamo che ai confini bande di ribelli e di straccioni, guidate da briganti e da disertori, osano ribellarsi alla nostra zarina. Scusami, Ivan, ma quando tu invochi indulgenza verso la gioventù, ragioni come una donna, come mia moglie. Tutto dovrebbe essere lecito a nostro figlio Piotr perché è giovane. Ma sai che cosa ho fatto io? Vedi quell'isba a mezza versta? Lì vive mio figlio con il suo precettore francese, militare, un uomo di ferro. E con lui mio figlio Piotr ha finito di scrivere quegli stupidi versi che piacevano tanto a sua madre. Come vedi, io ho pensato per tempo a fare di Piotr un futuro perfetto ufficiale della guardia. E così avresti dovuto fare anche tu, Ivan. Sei stato troppo debole. Dunque, non posso veramente sperare che tu... No, mi dispiace. È l'ora di scrivere. Seconda, quinta, seconda, quinta, seconda. Formidable! Oh là là! Tiro diritto! Ah! Ah, 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 ah. Touché, bravo! Bravo! Oh. Ma voi siete ubriaco! Oh, 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 oh. Mais oui, mon général. Ma di acquavite russa, incomparabilmente meno dannosa allo stomaco dei vini della mia patria. Ed è questo l'esempio che date a mio figlio? Oh, Piotr, fa leggere a tuo padre una delle tue poesie. Oh, anima da poco nata in paradiso. Che bella anima ornata per la mia... Uscite! Fuori, ho detto! Perdono, padrone, perdono! Non abbiamo fatto niente di male. È colpa di Messier, è lui che ci ha invitato a bere. Noi portavamo la legna per il fuoco. Faceva tanto freddo. Perdona, Andrei Petrovich, perdona. Perdonaci, padrone, perdona. Vi farò frustare dallo starosta. Via! I poeti e i guerrieri hanno sempre reso omaggio al sesso gentile. Preparate subito le vostre valigie, ma che non vi veda mai più. Tu vestiti, raggiungimi nello studio. Domani partirai per il tuo servizio militare. Sto scrivendo al tuo superiore. Ti prego, Andrei Petrovich, di salutare il principe Vasilievski anche da parte mia e digli che spero nella sua bontà verso il nostro piccolo Piotr. Sciocchezze! E perché avrei dovuto scrivere al principe? Ma io sono immatricolato nel reggimento Semionovsky, della Guardia Imperiale, che è agli ordini del principe. Immatricolato? E che importa? Tu non andrai a Pietroburgo. E che cosa faresti restando servizio a Pietroburgo? Il damerino? Il poeta? Lo scavezzacollo? No. Tu dovrai tirare la carretta, annusare la polvere da sparo. Solo così diventerai un vero soldato e non un belimbusto della guardia. E allora? Dove lo mandi? Questa lettera è per il generale Paolo Karlovich, mio antico camerata ed amico. Tu presterai servizio sotto il suo comando. E dove? A Orenburg. Orenburg. Anche un tuo antenato, il conte Kirilla Petrovich, da luogotenente servì il suo sovrano nella fortezza di Orenburg. Qui ci sono la torta, la marmellata, il pane bianco. Il viaggio è tanto lungo. Mi raccomando, Savieric, abbi cura del mio bambino. Sta tranquilla, padrone. Per me è sempre il piccolo Petrushka che tenevo tra le braccia. Addio, Piotr. E ricordati, servi fedelmente colui al quale presterai giuramento. Obbedisci ai superiori, non sottrarti ai tuoi doveri. E ricorda il proverbio, tieni da conto l'abito da che è nuovo e l'onore fin da giovane. Tieni conto della tua salute, figlio mio. Quest'altra pelliccia ti servirà per il viaggio. Grazie, mamma. Copriti bene, bambino mio, eh? Non chiamarmi bambino. Sei ridicolo, ridicolo e stupido. Già, già. Solo quell'imbroglione del francese era bravo e intelligente. Con lui si beveva, si scherzava con le contadine, ci faceva buttare il danaro dalla finestra del generale. Ma ora che quell'ubriacone ha fatto il guaio, chi c'è? Vicino al piccolo Petrushka? Messie forse? No, c'è il ridicolo, stupido Savianic. Sei stanco, padroncino? Certo, il viaggio è lungo, ma... Ecco, ma presto ci fermeremo alla prima tappa. Non sarebbe troppo lungo il viaggio, se in fondo ci fosse Pietroburgo. Ma non ci sarà Pietroburgo. Dopo migliaia e migliaia di verste, dopo tappe e tappe, ci sarà Orenburg, un paese triste e sperduto. Camera c'è. Intanto io vado a cercare la slitta per il resto del viaggio. Giovane figlio della vecchia Russia, che usurpa anche il nome di santa. Posso sapere chi voi siate e darvi il benvenuto in quest'isoletta sperduta nel deserto bianco. Il mio nome è Piotr Andreevich Grignov. Grignov? Grignov, parente forse del generale Andrei Petrovich? Sì, sono suo figlio. Lo dite con molta modestia. Avreste dovuto dirlo come Astianate, avrebbe detto: sono figlio del grande Torre, rivale del Pelide Achille. Permettete che mi presenti? Ivan Ivanovich Zurin, capitano del 3° reggimento Ussari. E tu continua a camminare, ignobile schiavo. Ecco nei vostri occhi lo stupore. Vedete, io vengo spesso in questa tana da lupi per prendere in consegna quelle specie di esseri inferiori che rispondono al nome di reclute. A mie spese ho fatto installare questo biliardo. Voi naturalmente sapete giocare. È veramente quasi per nulla. Come? Non siete un militare? Alfiere cadetto in attesa di nomina. Già, avrei dovuto sospettarlo. La donna non è un essere umano, la gallina non è un uccello e l'alfiere cadetto non è un militare. Tuttavia... dovreste sapere che per noi militari il biliardo è più necessario del cannone. Durante una campagna arrivi in un paesotto, che cosa puoi fare? Non ti puoi ubriacare dalla mattina alla sera. E allora, per forza, vai alla trattoria e ti metti a giocare al biliardo. Posso? Ti faccio grazia per onorare Piotr Andreevich. Tu sei un quadrupede, ma... ti consento di trasformarti in bipede. Per non giocare da solo, sono costretto a farlo con questo idiota. Per ogni punto vinto, un bicchierino di vodka. Per ogni punto perso, un giro a 4 zampe intorno al biliardo. E beh, ma adesso siete arrivati voi. Una partitina? E quanti giri a 4 zampe mi farete fare? Ah, no. Fra nobili cavalieri ci si batte ad armi pari e cortesi. Va bene, un copeco a punto. 20 punti di vantaggio per voi. A voi l'onore del primo colpo. Così? Sì, sì. lampadario. Mio giovane amico, si è fatto tardi. È ora di andare a letto. Mi dovete 100 rubli. 100 rubli? Ma ci siamo divertiti, non vi pare? Sì, 100 rubli. Né uno di più, né uno di meno. Pardon. Mi dispiace, ma il denaro lo ha il mio servo. Ne vous dérangez pas, mon cher ami. E li darete domani mattina. I rubli non invecchiano. Ah! Ehi, veglia! Ah. Prego. No, non ne so. E non vi avvidite. Cosa sono 100 rubli nella vita di un uomo? Signore, perché non ordini di tornare? Il vento si rafforza. Padrone, per l'amor di Dio, dai ascolto al suo consiglio. Torniamo indietro. Da queste parti slitte e cavalli sono stati seppelliti dalla neve. No, vai avanti. Non ne posso più di questo viaggio. Voglio arrivare a Orenburg il più presto possibile. Signore, ma siamo in mezzo alla bufera. Vai avanti, t'ho detto. E come? Dove? Non si vede più niente. Ivan, Sabieric, guarda. Laggiù. C'è un'ombra che si muove. Dio sa che può essere. Un uomo, un lupo. Signore, proteggici. Ma è un uomo! Un uomo, sì. Dammi da bere. Sabielic! Della vodka, presto! Presto. Ma che credevate che fossi? Una bestia. Amico! Sai dirci dov'è la strada? La strada è qui, sotto i miei piedi. Sono 2 ore che la cerco. Ma come si fa a trovare con questo maledetto tempo? Sei capace di condurci a un alloggio, ti ricompenserò. No, è meglio che rimaniamo ancora sulla tua cricca. Stare qui tutta la notte! Sì, rimarremo qui fino a che la bufera si calma. Poi continueremo il cammino seguendo le stelle. Copriti. Grazie a Dio, il ricovero non è lontano. Ehi tu, volta a destra e vai avanti. E perché a destra? Dove la vedi la strada? Non ci pensare, non ci pensare. Conosci il proverbio? Se i cavalli sono d'altri e la bardatura non è tua, frusta E non fermarti, eh. Come fai a pensare che un ricovero non sia lontano? Perché il vento adesso viene da quella parte. E ho sentito che aveva odore di fumo, vuol dire che c'è un villaggio vicino. Gli uomini della steppa hanno sempre più fiuto di quelli che vivono in città. Fai come ti dice, volta a destra. E tu, copiami. Grazie. Però... Vai, Ivan, vai! Ehi! Fuori dell'Ilva! Andiamo! Ci siamo perduti nella tempesta! Volete ospitarci per questa notte? Entrate! Ah. Dov'è la nostra guida? Eccomi, vostra signoria. Sei gelato, eh? Come non gelare con niente altro addosso che questo misero cabano? Avevo un pellicciotto di capra, ma perché negare il peccato? L'ho impegnato ieri sera dall'oste. Ho qui un po' di tè caldo, se volete. Ah, bene, ci voleva proprio. Bevi anche tu, ti riscalderà. Vostra signoria, fatemi questa grazia. Ditegli di darmi un bicchiere di vino. Il tè non è bevanda per un cosacco. Dagli del vino. Ancora da queste parti, fratello. Da dove ti porta il Dio? Nell'orto volavo, la canapa beccavo. Che cosa fanno gli amici? Ma che devono fare? Volevano suonare a vespro, ma la moglie del Pope l'ha proibito. Il Pope è fuori la chiesa e i diavoli sono in parrocchia. Taci, fratello, non preoccuparti. Verrà la pioggia e se spunteranno i funghi ci sarà anche il paniere per raccoglierli. E adesso nascondi la scure dietro la schiena perché c'è in giro il guardaboschi. Alla salute, signoria! Va a metterti sul letto. Tu dormi, padrone. E lui io. Non mi piacciono quei due tipi. Hai sentito come si sono parlati? Quest'isba in mezzo alla steppa, lontana da ogni villaggio. E sembra un covo di banditi. Dormi, Sabiedici. Dormi. Domani... il viaggio sarà lungo. No, non stormire, madre selva verde, non esser triste per me. Quanti compagni avevo per rubar, lo zar mi chiederà. M'era compagna la notte, la fredda notte blu. m'era compagno il pugnale che adesso più non ho. M'era compagna la notte, la fredda notte blu. M'era compagno il pugnale che adesso più no, non stormire madre selva verde, non esser triste per me. Quanti compagni avevo per rubar, non farmi. Quando vuoi, signore, possiamo riprendere il viaggio. Ti ringrazio, amico, per averci condotti qui. Sono io che devo ringraziare vostra nobiltà. Sarei certamente morto di freddo se non mi aveste fatto salire sulla vostra slitta. Sabieri, ci dà a quest'uomo un rublo. Un rublo? Non solo ti sei degnato di portarlo nella tua slitta, ma vuoi dargli anche un rublo. Ah, se cominci a dare rubli a tutti, finirai presto per soffrire la fame. E va bene, certo, niente rubli. Vestito come egli sarà più utile qualcosa per coprirsi. Dagli quella mia pelliccia. Cosa? La tua pelliccia? Ma quel cane se l'aveva alla prima osteria. Non è affare tuo, vecchio mio, che io me la beva o no. Sua signoria mi regala la pelliccia togliendola dalle sue spalle. Questa è la sua volontà di padrone. Tu come servo non devi discutere, ma obbedire. Tu sei un vero furfante, sei. Il mio padrone è troppo giovane e tu te ne vuoi approfittare. Guarda un po' se una bella pelliccia come questa deve andare a finire sulle spallacce di un vagabondo come te. Basta, Sabieri. Dagli la pelliccia. Grazie, signore. Il Dio vi ricompenserà per la vostra bontà. Non dimenticherò mai il vostro gesto. Buona fortuna, amico. Qui sono segnalati i ribelli. Pare di sì. Ma ora attendiamo un rapporto dei comandanti della zona. Svegliateli questi comandanti, svegliateli. Sono capaci di non far sparare i cannoni per dormire tranquilli. Per oggi basta, mi sento stanco anch'io. Ah. Vieni avanti. Vieni avanti, ragazzo. Dunque, tu sei il figlio di Andrei Petrovic. Sì, eccellenza. Quando io e tuo padre eravamo insieme, avevamo la tua età. E il tempo... vediamo cosa vuole da me il vecchio Andrei Petrovic. Eccellenza, che buffe cerimonie sono queste. Dopo tanti anni scrive a un compagno d'arme e lo chiama eccellenza. Mi fa sentire più vecchio così. Allora farò comunicare subito al reggimento Semionovsky che tu farai qui, a Orenburg, i 3 mesi di istruzione. Poi ti manderò agli ordini del capitano Mironov, un bravo soldato, in mezzo a truppa scelta, nella fortezza di Bielogorsk. Bielogorsk. È proprio questa la fortezza di Bielogorsk. E dov'è la casa del capitano Ivan Kuzmich Mironov? Vuoi annunciarmi al signor comandante? Digli per favore che c'è Piotr Andreevich Grignov. Entra pure, Batiuska. I nostri sono in casa. Ah. Permettete? Cosa desideri, figliolo? Alfiere Piotr Andreevich Grignov, assegnato a questa fortezza. Vengo a presentarmi al signor capitano Mironov. No, il capitano Ivan Kuzmich non è in casa, ma fa lo stesso, figliolo. Io sono sua moglie, Vassilisa Yegorovna. Ti prego di volerci bene e sii il benvenuto. Grazie, signora. Siediti pure. Ah, e togliti gli stivali, se vuoi. Palasca! Palasca! Eccomi, padrone. Fai venire Maksimic subito. Potrei chiedervi in quale reggimento avete prestato servizio? Ero immatricolato nel reggimento Semionovsky della Guardia Imperiale. E come mai dalla Guardia Imperiale siete passato a una guarnigione come questa? Così hanno voluto i miei superiori. Forse perché avete fatto qualche cosa non degna di un ufficiale della Guardia. No, ma smettila con le tue sciocchezze, Ivan Ignatich. Non vedi che questo povero ragazzo è stanco per il viaggio? Avrà altro per la testa che le tue malignità. Ma tieni piuttosto queste manacce ferme che mi fai ingarbugliare tutta la matassa. Sì. E tu, Batiuska, non te la prendere se ti hanno confinato in questa fortezza sperduta. Non sei né il primo né l'ultimo. Vedrai, ti ci abituerai e forse ti piacerà. Il tenente Svabrin è già da 5 anni che è stato trasferito qui. Per omicidio? Per omicidio. Ma che omicidio, per modo di dire, un duello. Certe volte i giovani si innamorano della stessa donna, come se non ce ne fossero tante al mondo. Svabri era andato fuori città con un altro ufficiale. Avevano preso le spade e se ne sono date tante finché Svabri infilò quell'altro e buonanotte. Che ci vuoi fare? Capita a tutti di perdere la testa ogni tanto. Balasca. Ma che ti prende? Lasciami. Io ti voglio sposare, lo sai. Chi ti crede, impostore? Chissà quante ragazze avrà ingannato nella tua tribù. Ma ne ho sposate 5 e ora voglio sposare te. E le altre? Ah, morte, lasciandomi vedovo inconsolabile. Ehi! Attenti voi due, che se vi vede Vassilissa Jegorovna vi farà frustare. Hai capito, figliolo? Ah, beh, ci voleva tanto a venire. Ero fuori, in missione di servizio. Maksimic, procura un alloggio al nuovo signor ufficiale, il più pulito che trovi. Sarà fatta, Vassilissa Jegorovna. E se si facesse alloggiare sua signoria da Ivan Polezzaio? Ma no, no, da Ivan. Sono già in 7, in 2 stanze piccole come un bicchiere. E allora andrebbe bene se mi ha un cuzzo? No, ma possibile che tu debba parlare soltanto per dire delle stupidaggini? Quel Lazzarone di Simon tiene in casa anche la vacca e i porci. No, 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 l'unica è chiedere al Pope di ospitare il signor ufficiale. Vedrai... vedrai, in casa del Pope ti troverai bene, caro... Piotr Andreevich. Piotr Andreevich. Maksimic, fammi il rapporto in 2 parole. Tutto quiete, tutto normale. Ah, solo il caporale Prokhorov si è azzuffato nel bagno con Ustinia Negulina per un secchio d'acqua calda. Ah. Vedi tu chi dei 2 ha ragione e poi puniscili tutte e 2, così impareranno a litigare meno e a lavarsi di più. Via, marcia. Bene, alfiere Piotr Andreevich, vai pure. Grazie. E ancora una volta, benvenuto tra noi. Mamma, chi è quel giovane? È il nuovo alfiere. Un ragazzo molto ben educato, figlia mia. Balasca! Balasca! Vieni a portar via la lana. Avanti. Scusatemi se vengo senza tante cerimonie a fare la vostra conoscenza. Sono il tenente Alexei Ivanovich Shvabrin. Alfiere Piotr Andreevich Krignov, onorato di conoscervi. Appena ho saputo del vostro arrivo, l'idea di vedere finalmente un viso nuovo mi ha fatto correre da voi. Quando avrete vissuto qui qualche tempo mi capirete. Certo, non è Pietroburgo. Bielogorsk. È un deserto senza neppure un'oasi. Una tomba senza neppure un fiore. Io ci muoio da 5 anni. Da 5 secoli. Vedo che amate leggere, che cosa preferite? Poesie. Leggo quelle belle e ne scrivo di brutte. Un poeta? Per carità, che non lo sappia il nostro vecchio cammello, il capitano vi metterebbe in prigione. Ah, mi sono permesso di portarvi dei libri. Unica medicina contro la solitudine qui. Sono francesi. Io leggo in francese, il russo mi serve soltanto a bestemmiare. Grazie, siete molto gentile. Signor tenente. Ah, che cos'è questo signor tenente? Dammi del tuo e chiamami Shvabrin. Che bella divisa che hai, eh? Non se ne vedono più di così nuove al forte. Chissà come avrai fatto colpo in casa del capitano, eh? Vassilissa Yegorovna mi ha trattato come un collegiale. Non ci badare. Vassilissa Yegorovna tratta tutta la fortezza come un collegio. Del resto, vedrai, ha un po' l'aria di un'istitutrice. Ha conservato una certa eleganza provinciale. È figlia di un irascibile consigliere di terza classe, guai a disubbedirle, eh? Io credo che in chiesa non preghi, ordini, darà del tuo anche all'onnipotente. Ma qui si fanno istruzioni fino a sera, eh? Anche questo lo vuole Vassilissa Yegorovna? No, 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 questa è un'abitudine del capitano. Poveretto. Morirà senza la gioia di vedere che i suoi uomini hanno imparato, dopo tanti anni di servizio, qual è la destra e qual è la sinistra. Ma forse non lo sa bene nemmeno lui. Uno strano modo di vestirsi per comandare un'istruzione, no? Che ne direbbe la zarina? Mi hanno detto che ci tiene tanto la divisa. Già. Specie se sono indosso a qualche bel ragazzo. Ma sai, Sua Maestà è lontana. Forse ignora perfino il nome di posti come questo. A meno che non si tratti di punire qualcuno e spedirlo qui a rodersi il fegato. Ha figli, capitano? Sì, una figlia. Masha, non l'hai vista attaccata alle gonne di Vassilissa Yegorovna? Ah, forse era quella ragazza che entrava in casa mentre io ne uscivo. Ma non l'ho vista molto bene, non ci ho fatto molto caso. Ma è naturale. La figlia del capitano è una creatura scialba, insignificante. Forse resa così stupidina dall'energia della madre, sai? Ah. E... come sono le ragazze della steppa? Ah, argomento pericoloso, mio giovane amico. Tu scegli la tua ragazza, la fai montare sul tuo cavallo e la porti lontana dalla fortezza. Se ti piace la puoi tenere con te tutta la vita, a meno che un rivale non ti uccida prima o poi. I cosacchi sono gelosi, ricordalo. Tu sei cosacco? Da parte di mia madre. Avanti. Vassilissa Yegorovna vi invita a cena e vi aspetta. Veniamo subito. Programma della serata. Benedizione del popolo. Zuppa di cavolo. E quando il capitano si leva e dice: signori, brindiamo alla salute della zarina, vuol dire sono stanco, ho sonno, vado a letto, andateci anche voi. Ah. Prego. Per la soirée, signora Alfieri. Io vi tolgo la nazione di vostra compagnia! Oh, mamma! Che c'è, figliolo? L'alfiere Piotr Andreevich, capitano. Ai vostri ordini. Quante volte ti ho detto che non voglio oche e polli tra i piedi quando faccio le istruzioni? Che fai, figliolo? Vai a casa mia? Sì, signor capitano. Vassilissa Yegorovna ci ha gentilmente invitato. Ah, bene. Oh, te voglio avvertirti di una cosa, che qui non hai niente di bello da vedere e niente di bello da imparare. Compagnia! Attegli! Fianco destro! Destra! Avanti! Marcia! Uno, due, dietro, pronto! Compagnia di corsa! Dietro, pronto! Sempre così, sempre così. Ah, cari miei, se mangerete la zuppa di cavolo fredda la colpa non è mia. Cioè sì, è colpa mia perché ho sposato un ufficiale, un testone che perde il tempo con i soldati e si dimentica che c'è un'ora anche per la cena. Ma... Ecco il padrone. Scusatemi signori, scusami cara, ma ero occupato, stavo facendo le istruzioni. Ma smettila, ma che qui i disgraziati non imparano niente e tu finirai per dimenticare anche quel poco che sai. Faresti meglio a stare più in casa a pregare Dio. Ecco qua. Prego. Oh, grazie. Grazie. E Masha? Masha, è tua figlia, no? Tu perdi il tempo con i soldati e lei... con il ricamo, peggio, con i libri. Masha! 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 Ah, eccola qua. Ah, ecco ragazzi. Basta. Piotr, ma che fai? Masha è ancora una bambina, va, siediti e mangia, va. Oh, questi giovani nobili come sono ben educati. Mi ricordo che una volta mio cugino Vassili... Adolina, ti prego, questa storia di Vassili l'hai già raccontata 100 volte. Sì, ma scusa, ma provi anche tu che il nostro giovane alfiere assomiglia a Vassili. Così fine, così sottile. Vassili odiava la zuppa di cavoli. Anche per voi, Piotr Andreich, sarà un sacrificio mangiarla. Ti prego, Adolina. No, no, al contrario, io... adoro queste minestre. Questa poi è veramente squisita. Oh, bravo Piotr, ragazzo mio. Masha, ringrazia Piotr. La zuppa è opera di mia figlia. Ah. Sì, Masha non è né nobile né ricca, non sa parlare il francese, non sa ballare, ma sa cucinare i cavoli. Come sua madre. Ma sta zitto, vecchio bugiardo, che se ti piacessero sul serio non li lasceresti raffreddare per le tue istruzioni. Bisogna essere forti, madre mia. I soldati servono per difendere l'impero, ma anche le minestre della brava gente come noi. Capitano, una fortezza come la nostra non ha amici, ma non ha nemmeno nemici. È dimenticata da Dio e dal diavolo. Non parlare così, Svabri. Dio non dimentica niente e nessuno. E neppure il diavolo, purtroppo. Mia zia Cristina, prima di coricarsi, guardava sempre sotto il letto. Diceva che il diavolo si può nascondere ovunque. Meno che sotto il letto di tua zia. Avrebbe avuto paura. Beh, certo, Piotr, ragazzo mio, tu sarai abituato in un modo diverso, eh? Ho sentito dire che i tuoi genitori sono molto ricchi. Che Dio li benedica. Quante anime di contadini ha tuo padre? Ma non lo so. 300, credo. 300? Ma è un reggimento. 300 anime. E noi, capitano, quante anime abbiamo in casa? Una. Una sola povera anima, Palasca. Però siamo contenti lo stesso, sai, ragazzo mio. Ringraziamo Dio. Voi siete verso Dio molto più gentili di quanto non lo sia Lui verso di voi. Zitto, miscredente. Una sola pena abbiamo, madre e padre. Lei. Mamma? Sì. Sì, ragazza mia. Ormai sei in età da marito. E che dote hai? Un pettine fitto, una spazzola e 3 copecchi per andare al bagno. Ah, è buona, eh? È brava la mia Masha. Sì, io lo dico anche se è mia figlia. Ma oggigiorno chi sposa una ragazza senza dote? Masha mia, preparati a rimanere zittella. Masha, ma che fai? Piangi. Ma hai 18 anni, non è una ricchezza questa, eh? Non vergognatevi delle lacrime. Non vergognatevi delle lacrime, o giovani cuori. Estasiatevi di luna, di notte lunare, d'amore puro e del canto dell'usignolo. Commuovetevi per una primula, per una canzone d'amore, per il sorgere e il tramontare del sole. Non vergognatevi delle lacrime, non vergognatevi delle lacrime, o giovani cuori. Perbacco, ma questi sono versi. Chi li ha scritti? Non ricordo, li ho letti tanto tempo fa. Peccato però che non li hai dimenticati. Sono piuttosto banali. Ma come banali? Io li trovo bellissimi. E poi così commoventi. Scommetto che massa li ha capiti, vero Mascia? Vedete, li ha capiti anche Mascia. Piotr, sei un ragazzo gentile. Spero che non ti rovinerai tra noi. L'esercito non ha bisogno di persone gentili e neanche di poeti. I kirghisi, i baschiri e anche molti cosacchi si stanno muovendo e si attaccheranno, darete a me. Giovane alfiere, non avrai certo il tempo di recitare dei versi, sai, dovrai sparare e spaccare le teste con le sciabole. Ah, ma che sciocchezze vai dicendo, uccellaccio del malaugurio, tu. Sciocchezze? Ma domandatelo un po' all'alfiere, che viene proprio dal quartier generale di Orenburg. Poi, si parla o no di una seria minaccia dei ribelli? Sì, è vero. Ne ho sentito parlare a Orenburg. A Orenburg si sente sempre parlare di tutto. Quei signori non hanno niente da fare e si sfogano a fare grandi chiacchiere. Ah, capitano, ma cos'è questa storia dei kirghisi lì o del diavolo che se li porti? È che qualcuno qui ha perso un occhio, ma non la chiacchiera purtroppo. Baschiri e kirghisi se ne stanno mogi mogi, perché ogni volta che hanno tentato di alzare la testa hanno preso tanti di quei calci nel sedere che se ne ricorderanno per un pezzo. Perciò, signori miei, nessun pericolo. E poi, Colombella mia, il tuo vecchio gallinaccio c'ha ancora le gambe lunghe capaci di sparare una salve di calci nel sedere a quei quattro straccioni. Beviamoci sopra. Signori, alla salute della nostra zarina. Alla salute! Viva l'Ignatius! Sì, capitano. Vieni un po'. Il capitano è un uomo coraggioso, mi piace. Ma anche voi, signora, non siete da meno. È l'abitudine, ragazzo mio. Ah, 20 anni fa, quando mi trasferirono in questa fortezza, Dio sa che paura mi facevano questi miscredenti. Se vedevo anche soltanto da lontano, sai, i loro cappelli di lince, sentivo quelle grida di bestie selvagge, mi si fermava il cuore. Adesso però, se venissero a dirmi che sono fuori dalla porta di casa mia, berrei un bel bicchiere di vodka, prenderei in mano la scopa e giù botte. E Mascia? È coraggiosa come la mamma? Ah, Mascia, no. Mascia è paurosa. 2 anni fa per il suo onomastico Ivan Kuzmic ebbe la bella idea di far sparare il nostro cannone. Ah, la mia Colombella. A sentire il colpo a momenti sviene dalla paura. No. Da allora il cannone serve solo alle galline, sì, per depositarci dentro le uova. Beh, Io sono, scusatemi, vado a letto. Buonanotte. 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 Buonanotte, Vasili, sei d'accordo? Buonanotte. Buonanotte, Piotr. Buonanotte. Buonanotte, Mascia. Buonanotte, Vasili. Buonanotte. Buonanotte, Vasili. Buonanotte. Vasilissa. Vasilissa, non vieni? Sì, vengo. Buonanotte, padre Gerasim. Buonanotte, Ragnatic. Buonanotte. Di chi sono quei versi? Mi sono piaciuti. Ma di chi sono? Miei. È tanto che li ho scritti, li avevo quasi dimenticati, ma stasera mi sono venuti in mente, non so come, per voi. Avevo capito che quei versi erano vostri. L'avevo capito subito. Io Io amo scrivere poesie. Non sono belle, lo so, ma mi tengono compagnia. Ne scriverete molte qui. Ci si sente soli. Vostra madre ha detto che vi piace leggere. Vi porterò le mie poesie. Stasera ho capito che la poesia non vive se non c'è chi l'ascolti. Leggerete le mie poesie? Sì. Così non ci sentiremo più soli qui, eh? Piano. Piano. Andate, Pietro Andrei, ci vi chiamano, andate. E grazie. Poeta, cerchi una musa anche in questo deserto. Disilluditi e non rimetterci il sonno.